Buongiorno amici, oggi è il 24 maggio 2021. Ieri è stata una giornata della memoria in merito alla morte del giudice Falcone. Mi ricordo 1992, ero già a Roma. E rimasi molto sconvolto per tutta una serie di motivi, perché Giudice Falcone era siciliano, perché era comunque un mito, un emblema, perché l'attentato avvenne in Sicilia e perché quando uno trova queste figure di riferimento pensa sempre: oh, finalmente il mondo sta per cambiare. E invece poi scopre che queste figure vengono messe a tacere e quindi la speranza che il mondo cambi crolla. Anche perché poi di lì a poco, a giugno, avrebbero ucciso anche il suo caro amico Borsellino. Due attentati fatti in maniera veramente molto plateale. E due attentati in cui lo Stato ha delle colpe enormi, quantomeno nel non aver difeso adeguatamente i suoi paladini della giustizia. Ovviamente ci sono problemi strutturali di come è stato fatto lo Stato italiano, di chi ha partecipato a fondare la Seconda Repubblica. O meglio, la prima repubblica, perché se non si sviscerano questi passaggi, certe volte non si comprende neanche perché questi attentati sono stati così cruenti, così devastanti. E bisogna risalire a delle origini che non possono essere lette semplicemente con la mafia siciliana. Ha tutto un carattere caricaturale, perché spesso si accende la luce su queste realtà che ovviamente hanno il loro grandissimo peso, ma per nascondere realtà molto più grandi, intrecci internazionali molto più complessi. E sicuramente Falcone, quando aveva capito che bisognava vedere la strada dei soldi, cioè come camminano i soldi, come girano i soldi, aveva capito poi certe dinamiche. E allora, siccome stava intraprendendo un discorso molto difficile, era il caso di fermarlo subito. Ci sono tanti magistrati coraggiosi. Il problema è che la magistratura, e lo stiamo vedendo in questi giorni, è sotto scacco, scusate, di dinamiche interne, di dinamiche politiche, ma soprattutto anche sotto scacco di dinamiche internazionali. E purtroppo il fatto che oggi si stia minando anche questo terzo potere. Gli altri due ormai sono andati, gli altri due sono ormai dei semplici passacarte dei voleri europei, sia quello legislativo sia quello esecutivo. Le leggi, si fa poco o niente salvo stabilire se devi aprire un'ora prima o un'ora dopo, viene ratificato tutto ciò che viene dall'Europa. Gli esecutivi, sono sempre tutti uomini assoggettati al volere del neoliberismo, per cui potere legislativo e potere esecutivo sono belli che andati da tempo. Rimarrebbe il potere giudiziario, che dovrebbe controllare gli altri due, verificare gli altri due, oltre a tante altre funzioni, però anche questo è contaminato da neoliberismo, da questioni che oggi con la questione che ha sollevato il caso Palamara,
insomma, sono abbastanza evidenti. E questo, insomma, la dice lunga su quello che è la ripresa del governo di questa nazione, perché c'è necessità di rifondare lo Stato e c'è una necessità di una nuova costituente, una nuova costituente che metta dentro di nuovo il potere della sovranità monetaria come primo dei quattro poteri, e deve essere un potere inalienabile, e soprattutto ridia potere agli altri tre poteri, scusate il gioco di parole, ma con dei controlli del popolo. Ovviamente è un percorso asintotico, direi quasi fantascientifico, però non è possibile che il popolo abbia un solo strumento di controllo, che è il voto popolare, che si debba fare ogni 4 anni, quando te lo fanno fare, e soprattutto che voti chi ti dicono loro, gli attori che ti mostrano loro, gli attori che loro ti mettono sul palcoscenico, e tu devi votare ciò che dicono loro, ovviamente gente già addomesticata, istituzionalizzata e profilata in senso neoliberista. Quindi è difficile cavare il ragno dal buco, però se uno comincia a informarsi su tutto questo impianto e su come è stata fatta la Costituzione, su come è stata fatta la nostra Repubblica, chi sono stati gli attori, le motivazioni, che cos'è l'impianto ideologico neoliberista, quali sono i poteri, se uno a un certo punto lega tutti i fili, sa che cosa c'è da fare, oltre che informare è già rivoluzione, se lo si facesse con criterio, con testimonianza. Va bene, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima, un grande abbraccio, non dimenticate mai di amare un pochettino di più ogni giorno, perché l'amore è l'unico capitale che ci portiamo dietro, il resto si lascia tutto qui. Ciao.